Ministro Gualtieri, poi c'è il problema della vigilanza. Allora, molti oggi puntano il dito su Banca Italia. Possibile che non si sia accorta di acquisizioni che la Popolare di Bari ha fatto in passato, anche di aziende di banche che sembravano in grossa crisi? Banca Italia ha sbagliato qualcosa? Possiamo fidarci della sua azione di vigilanza o c'è qualcosa da riguardare? Ma lo valuteremo naturalmente, noi abbiamo chiesto quando informati dell'imminente commissariamento abbiamo predisposto un intervento, il decreto che abbiamo approvato, volto appunto a costruire un percorso di rilancio per la banca e quindi mettere in sicurezza tutti i risparmiatori. Abbiamo naturalmente chiesto alla Banca d'Italia di dar conto di tutti i passaggi e effettivamente c'è stata un'azione di vigilanza, ci sono state ispezioni, ci sono state multe, c'è stato tutto un percorso. Noi analizzeremo naturalmente con grande attenzione questa vicenda. Per il tema che lei ha, a cui ha alluso, diciamo così, cioè che è l'acquisto di Sì, Tercas, esatto. bisogna anche dire che la vicenda poi ha fatto sì che le due entità non si fondessero e quindi quelli che potevano teoricamente essere dei vantaggi di una fusione, di riduzione dei costi, non si sono determinati perché ci sono state delle vicende giudiziarie molto complesse. C'è stata una sentenza, la Commissione europea che ha fatto una cosa, c'è stato un ricorso, poi c'è stato il ricorso contro la riforma delle popolari. Quindi, diciamo, questa vicenda già di per sé molto complessa ha avuto un percorso particolarmente accidentato e quindi sarà opportuno valutare quindi quanto questa natura accidentata del percorso è stato un fattore prevalente o concorrente e quanto ci siano state delle sottovalutazioni da parte dell'autorità di vigilanza. Noi faremo grande chiarezza su tutti questi aspetti.